I protagonisti della rivoluzione sono le imprese, sono i cittadini, però le istituzioni, la politica ha delle grandi responsabilità e quindi deve svolgerli. Per questa ragione abbiamo, ai tempi della breve esperienza politica fatta e di governo, messo, ma veramente al centro, non come slogan, il tema dell'agenda digitale, perché sapevamo che avremmo avuto poco più di un anno, anche nella migliore delle ipotesi, e il lavoro che c'era da fare era grande, già mettere intorno al tavolo tutti coloro che si occupavano di informatica pubblica, adesso banalizziamo con questa definizione, non ovvio per nulla, 60 persone, tutte all'inizio non necessariamente aperte o disponibili a riconsiderare il loro ruolo, che poi invece si sono ritrovate e hanno con grande buona volontà messo in comune tutto quello che avevano, ma la cabina di regia è stato un lavoro dove insieme a colleghi e altri colleghi ministri abbiamo dovuto svolgere il nostro ruolo, perché da solo certamente non succedeva. Poi immaginare l'agenzia, cioè il consolidamento di tutte queste strutture che andavano veramente ciascuno per conto proprio, ciascuno senza avere una legittimazione forte, mentre l'agenzia era finalmente il luogo della regia, ma anche delle risorse, anche del potere per indirizzare il lavoro di tutto il nostro paese. Una legge, che anche questa, come tutte le leggi, è passata attraverso il suo purgatorio, ma alla fine ha avuto un grande consenso. La legge ci ha permesso di mettere a punto uno statuto, di fare una selezione molto larga per trovare la persona, e alla fine la persona è stata trovata e sono veramente felice di aver insistito per la scelta di Ragosa, che si è dimostrata una scelta super, super giusta. E questo è stato uno dei filoni. Ora lo diamo per scontato, è stato un signor lavoro non ovvio.